i valori della pressione. Più o meno uno scarto barico che vada da più 6 più 8 ectopascal di differenza. Più è elevata la differenza di pressione, più forte sarà l'irruzione favonica da nord. Ok. Andiamo avanti. Ecco qui due esempi di problemi legati al vento. Il PERM fa anche le tempeste cicloniche. Da noi sono piuttosto rare, proprio perché abbiamo la protezione dell'arco alpino. Non così sull'Europa centrale. Sull'Europa centrale e sulle isole britanniche dagli anni 90 in poi abbiamo registrato diversi episodi con tempeste cicloniche. Uno di questi era proprio il famoso giorno 19 gennaio del 2007, dove a seguito del passaggio della tempesta ciclonica, adesso sfugge il nome, adesso mi sfugge il nome, non è quella scritta, Kirin, esatto, si è però vasti danni su tutto il nord Europa, dall'Olanda fino ad arrivare alla Repubblica Ceca e alla Polonia, Svizzera e Austria comprese, con raffiche di vento a oltre 220 km orari. Tenete conto che c'era un minimo di pressione più o meno sul mare del nord a 950 ectopascal e avevamo un centro di alta pressione sulla Spagna con 1030-1035 ectopascal. Quindi nell'arco di 2000 km c'erano 85 ectopascal di differenza. Di conseguenza tenete conto quale poteva essere l'inclinazione della superficie barica che si era venuta a creare. Immaginate il 900 ectopascal una valle e il 1035 la sommità della nostra montagna. Il pendio era notevole, quindi il nostro sasso, la nostra particella d'aria lasciata cadere dall'alta pressione correva molto rapidamente verso la zona di alta. Da qui, da questo grosso scarto barico nell'arco di pochi chilometri, la forte intensità del vento registrata in quei giorni. L'altro invece è un evento di forte vento e quindi favonico a Milano in Lombardia. Come vi dicevo, similare a quello che magari si era verificato all'inizio degli anni 2000 sulle nostre regioni, con danni per caduta d'alberi, per caduta di cornicioni, cartelloni stradali ribaltati e così via. Proseguiamo, andiamo ai temporali. Altro di solito avviso che viene emesso dalla Protezione Civile, il rischio di temporali intensi. Temporali intensi che di solito sono legati a temporali di tipo a supercella. Che cos'è il temporale a supercella? Allora, vedete quella base di quella nube come bassa sull'orizzonte? In più, se avessimo a disposizione un filmato, vedremmo la base di quel cumulonimbo ruotare in senso ciclonico attorno al suo centro. Perché? Perché alla base di quel cumulonimbo c'è comunque un piccolo vortice ciclonico. C'è un'area di bassa pressione in miniatura, che è quella che in fin dei conti alimenta il nostro temporale. Quindi il nostro temporale sarà comunque anche lui distinto in un'area con un fronte freddo e un fronte caldo, legato a questo piccolo centro di bassa pressione. Queste celle temporalesche sono le più pericolose possibili. L'avvicinamento di questo tipo di cella temporalesca, visibile anche al radar meteorologico, perché immaginiamo la nostra pianura padana, come si fa a distinguere se si tratta di una supercella o meno un'area temporalesca in avvicinamento?
Allora, immaginiamo di aver visto la nostra carta in quota, ve la ricordate? Concorrenti da sud-ovest. Siamo? Qui ci sono le nostre Alpi. Come si muoveranno i nostri temporali normalmente? Esatto, seguono la corrente portante da sud-ovest verso nord-est. La presenza di un minimo ciclonico all'interno del temporale devia verso destra il nostro temporale. Quindi tutti i temporali tendono a muoversi da sud-ovest verso nord-est e via in questa direzione. Quindi tende a muoversi di un moto proprio, che non è più quello delle correnti portanti, ma quello dovuto all'azione combinata del minimo ciclonico del temporale. Quindi qui entra in gioco la forza di Coriolis, che è dovuta alla rotazione della Terra, più quella della corrente portante. Quindi diventa un vettore composto, cioè abbiamo una direzione del temporale data dallo tentativo di muovere in questa direzione dovuto alla forza di Coriolis. E dal tentativo di muovere il nostro temporale in questa direzione da parte della corrente portante. Ne risulta una direzione di questo tipo, che come vedete diverge verso destra rispetto alla corrente portante. Quando vedete un'area legata a un temporale che si muove al di fuori della corrente portante, quella è 99 su 100 una supercella, quindi un temporale molto violento. Di solito alle supercelle sono legati questi fenomeni. Il tornado e le forti grandinate. Non loro, ma chi di noi ha almeno una quarantina d'anni ricorderà sicuramente l'episodio temporalesco dell'agosto del 1986 a Casorezzo. Ma ricordo, tornavo dal mare in moto. Quella era una supercella. Visto che non ho 40 anni, cosa che allora tutto scoperto improvvisamente in una situazione che non era particolarmente allarmante durante il giorno. È nato un temporale tra il Veruno Mesero, Casorezzo, che poi ha preso Ossona, Villa Stanza in parte Marcallo con Casone, solo queste zone, provocando precipitazioni quasi esclusivamente grandinigene, ma con grandine grossa, almeno come uova, se non di più. Tanto che, questo lo racconta il nostro presidente, che c'era l'altra volta, si ricorda, Andrea, racconta i racconti della sua ragazza che abitava a Ossona e di suo papà mandato dalla SIP a sistemare i cavi telefonici. Allora, la ragazza diceva che il rumore della grandine era simile a quello di un camion che scarica la ghiaia. I tetti delle case non esistevano più. Uno è rimasto a Casorezzo. Uno è rimasto, quello della sua ragazza, perché gli aveva rotto i coppi, che erano in cemento, ma gliene aveva rotto appena qualcheduno. Quelli che li avevano di coppi erano tutti distrutti. Ma anche a Busto aveva grandinato, però non lo so, però non di quella intensità. Anche gli alberi era scortecciato tutto. Esatto, tutto era scortecciato. Il papà dell'Andrea, che faceva il tecnico della SIP, era stato chiamato d'urgenza ad andare a Ossola e a Casorezzo perché non c'era più la linea telefonica. Quando lui è arrivato là, non solo non c'era più la linea telefonica, era stata completamente triturata,
non c'erano più le melipali. Quindi immaginatevi qual è stata la violenza di questo evento grandinizio.